Cari amici di concorsiletterari.net, oggi diamo i numeri di questo stranissimo 2020. E cominciamo con le pagine visualizzate, che in totale sono 2.300.000. E nella battaglia tra i sessi vincono le donne. Loro sono le protagoniste tra i visitatori del nostro sito, raggiungendo così il 57% del pubblico totale. A gennaio 2020 abbiamo aperto la sezione dedicata ai corsi di scrittura creativa, alcuni gratuiti e altri a pagamento, totalizzando 1.360 studenti tra tutti i corsi presenti sul nostro sito. A febbraio abbiamo lanciato il canale YouTube, dove puoi trovare interviste alle associazioni culturali o le versioni video di molti articoli presenti sul nostro blog. A maggio è uscita la seconda versione del manuale di scrittura Il dizionario delle emozioni e gli effetti sono stati evidenti sulle vendite, arrivando così a 350 copie vendute in un anno e mezzo dalla sua uscita. Beh, mica male, dato che si tratta di un libro autoprodotto. Per questo non ci siamo fatti mancare a settembre l'uscita di un secondo libro, Supera il blocco dello scrittore e scrivi il tuo primo romanzo, totalizzando 90 copie vendute in circa 4 mesi. A novembre abbiamo lanciato non uno, ma due concorsi. Il primo è il concorso dei mini racconti, dedicato a chi scrive racconti piccolissimi, e si vince la versione base e intermedia del nostro corso di scrittura online. Il secondo è Romanzi con le ali, dedicato a chi ha un romanzo nel cassetto e vuole ottenere un percorso di editing professionale della durata dei 5 mesi. Nel corso del 2020, 491 concorsi letterari sono stati pubblicati sul nostro sito e ci auguriamo di fare altrettanto nel 2021. E siccome non ci piace stare con le mani in mano, abbiamo iniziato il nuovo anno proprio con qualcosa di nuovo, i workshop online sulla creatività. E quindi che dire, non mi resta che augurarti delle buone feste e noi ci vediamo più pronti che mai nel 2021.